Amici ascoltatori e lettori di Different Grooves, siamo di nuovo qui con le nostre video interviste. Ospite quest'oggi Luigi Madonna. Luigi, intanto benvenuto e bentrovato. Grazie, benvenuti, grazie, un saluto a tutti. Senti Luigi, cominciamo con la prima delle domande del mio personale interrogatorio di quest'oggi. Sei prima un DJ o sei prima un produttore? No, nasco prima come DJ, infatti sin da piccolo, all'età di 11 anni, ho comprato la mia prima console. Dopo, nel 2005, ho cominciato a muovermi nel campo delle produzioni con i computer, un po' cominciando a capire un poco tutti i software e tutto quello che riguarda poi il campo delle produzioni. Quindi, diciamo, sono nato DJ. Senti, invece, quali ritieni dal punto di vista della produzione musicale che sia stata, quali ritieni sia stata l'uscita discografica che ti ha dato la maggiore spinta, sia dal punto di vista delle vendite che, della crescita del tuo nome poi a livello di DJ? In particolare non ti saprei dire, però comunque diciamo le mie vendite sono cominciate a partire da Reset, un disco, una traccia che poi è uscita su Recluse un paio di anni fa. Da lì poi sono nate tante collaborazioni, con la traccia mi ha aperto tante porte, come Plaseat, che ha inciso molto nelle vendite e anche sulla mia immagine di DJ e producer, anche perché sai che Plaseat comunque è una delle major label e storiche label di Ricciotti. E altrettanto poi come Drum Code, dove ho partecipato in due compilation, due vari artist insieme a Joseph Capriati, insieme a Marcantonio, insieme a tanti artisti come Dustin Sun, Capuano, Cerrone, Adam Meyer stesso, insomma tutta la famiglia Drum Code. E questi secondo me, insieme ad Analytic Trail, e l'uso che poi sono stati i miei lanci, diciamo, a queste altre big label, insomma. Quindi penso che fondamentalmente non c'è proprio un disco vero e proprio che mi ha lanciato nel campo cioè, mi ha lanciato come nome, diciamo, di DJ e di producers. Penso che step dopo step, insomma, adesso si sta crescendo, step by step, insomma, passo dopo passo. Luigi, senti, hai citato parecchi nomi di artisti della scena napoletana, di quella Tech Napoli, in cui sei cresciuto e stai vivendo. Raccontami, se riesci, so che non sarà facile, in poche parole, qual è il tuo rapporto con, l'organizzazione International Talent. Beh, non è facile dirlo in due parole. Diciamo che da quando ho cominciato a lavorare con Rino e con Marcantonio, con le stesse etichette Luse e Analytic Trail, è cominciato anche il rapporto con Jenny Mosca, Enrico Talento e tutta la crew Antimo Russo e tutta la crew di International Talent. Il mio rapporto con loro, diciamo che è un rapporto che poi va al di fuori anche del lavoro, perché comunque spesso ci vediamo per cene, in amicizia, e si sta veramente, veramente bene insieme, perché qui sia noi come DJ, sia lo staff, tutti i PR e tutta la, diciamo, la crew è come se fosse una famiglia, insomma, quindi ci aiutiamo l'un l'altro, ci diamo consigli, insomma, ci vogliamo bene. E quindi il rapporto, a prescindere dal lavoro, c'è proprio un rapporto di amicizia con tutti. Senti, la famiglia in realtà è molto allargata, sempre relativamente alla domanda che ti ho fatto prima, non sarà facile in poche parole descrivere il tuo rapporto con Mario Manganelli, che è oggi il tuo manager, e poi a livello artistico con Rino Cerrone, con Marcantonio e con Joseph Capriati, che sono tutte figure che ricorrono nella tua vita professionale ed artistica con una certa frequenza. Sì, infatti, come dicevo prima, stesso con loro è incominciato il mio cammino musicale, diciamo, di producers e di DJ. Mi hanno insegnato tante cose e ancora oggi mi insegnano tante cose. E io mi sento anche un po' fortunato, no, ad avere comunque persone come loro vicino, che magari ti danno dei consigli utili per la tua carriera, per tutto ciò che si fa nell'ambito musicale, insomma, per il nostro campo. E quindi c'è un bel rapporto stupendo con tutti. Senti, invece, tornando sul campo, se così vogliamo dire, sei fresco di
un mini tour in Sudafrica. Ci dai qualche feedback su questo paese, sulla sua scena elettronica? Sì, vabbè, innanzitutto è un paese stupendo il Sudafrica, lo consiglio a tutti come posto di vacanza magari. Tornando a noi sulla scena elettronica, io credo che è un paese che debba essere ancora un po' educato, insomma, alla musica techno in particolare, non alla scena elettronica, perché magari lì si ascolta magari il mainstream e ci sono musica tipo psytrance o drum and bass, quindi diciamo alla cultura elettronica già sono abituati, anche perché essendo dubstep, drum and bass per me è tutta musica elettronica, no? E la techno si sta introducendo abbastanza bene e vedo che comunque, almeno per quanto mi riguarda, per quelle dei due parti in cui ho suonato nel festival, la gente ha risposto molto bene, c'era un bel mood insomma, quindi credo che la situazione sarà solo a crescere. Ottimo, grazie del feedback. È un paese che sicuramente ha le sue complicazioni, ma sicuramente la scena crescerà. Senti Luigi, ti faccio rimpalli dalla parte DJ alla parte producer, tornando sul lato producer, parlando del passato, recente ma sempre passato, la tua release su Octopus è stato un successo che è stata per mesi in top 10 dei principali portali di vendita digitale. Ci racconti qualcosa di particolare su questo EP del tuo rapporto con Sian, che se non sbaglio ha partecipato con te a quattro mani sull'uscita, giusto? Sì, iniziamo la collaborazione è iniziata diciamo con Menos de Milo, che era l'altra traccia dell'EP, dove lui mi chiese un remix, poi lavorando sul remix è nata anche una simpatia e quindi abbiamo pensato bene di fare qualcosa insieme. Noi sinceramente, io almeno non mi aspettavo che Royal Oak avesse tutto questo successo e sono veramente fiero di questo, perché poi magari sono quelle cose belle inaspettate che tu non ti aspetti, ecco lì. Magari mi sarei aspettato più Venus De Milo, l'altra traccia, che facesse quello che ha fatto Royal Oak, ma va bene così comunque, insomma sono molto contento. Adesso comunque stiamo ancora lavorando insieme, ci sentiamo spesso, anche Sian spesso organizza party a Barcellona o ovunque, insomma, suonare dove io sarò sempre presente con lui, insomma c'è un buon rapporto sia per le produzioni che anche per le serate. Luigi, l'ultimo EP con remix di Joseph Capriati su Analytic Trail di Marcantonio, possiamo definirlo come un punto di congiuntura fra i tuoi inizi, il tuo passato, il tuo presente e Tecnapoli? Sicuramente, Joseph è uno dei miei vecchi amici qui a Caserta. Siamo cresciuti, diciamo, tra virgolette, insieme su tante cose. Abbiamo vissuto, diciamo, da giovani delle esperienze insieme anche nei club qui a Caserta, nelle piccole seratine che facciamo qui. E sì, diciamo che dopo un po' di tempo con Joseph è nata questa cosa, anche proprio per un valore di amicizia, che lui mi ha voluto fare questo remix e posso essere solo più che felice, perché comunque Giuseppe è una persona che da quando lo conosco ad oggi, anche se oggi è un big DJ, un big nome, non è mai cambiato, quindi è sempre rimasto se stesso come allora, e quindi a maggior ragione poi mi ha fatto questo remix. Magari sarebbe stato un altro che avrebbe detto no, vabbè, non mi interessano, vai, sono quello che sono. E sì, quindi possiamo definirla così, insomma, passato, presente, Tech Napoli. È proprio come magari ti spiegavo prima, no? Fra tutti noi c'è sempre ci aiutiamo, diciamo, non aiutiamo, però comunque c'è sempre uno spirito di collaborazione, non c'è gelosia, non c'è invidia fra di noi, anzi è solo c'è solo collaborazione proprio per crescere insieme come una famiglia. E quindi questo è tutto. Luigi, ultima domanda, quali progetti discografici hai in serbo per noi nei prossimi mesi? Sì, a breve uscirà un altro disco su Analytic con Alberto Pasqual, che ho fatto insieme ad Alberto Pasqual. Ci saranno usciranno dei remix per Spectre, ho preparato qualcosa, un altro per Picotto, di Advent e Timo su Octopus, che
che credo sia un artista giovane ma con molto talento. Ho avuto piacere di remixarlo proprio perché sta facendo cose buonissime. In più sarò su due compilation, Analytic Trail per l'estate, la stessa cosa per Drumcode, sempre in estate. E in più una cosa simpatica che stiamo progettando da un pochino, ci sarà un remix contest organizzato da FOEM, che il remix contest sarà della traccia Overdose. Il vincitore, diciamo, potrà uscire su Analytic Trail, ci si farà una selezione di tracce, la migliore uscirà su Analytic Trail insieme a un remix che uscirà di Marco Antonio e Capuano e Mauro Picotto per le altre due tracce delle di Overdose. Quindi credo sarà una cosa carina, invito a tutti, magari a chi gli facesse piacere, insomma, partecipare. Luigi, perfetto, grazie. Grazie del tempo che ci hai concesso, ci hai dato un pochettino così una panoramica sul passato, sul presente e sul futuro di Luigi Madonna. Ti ringrazio per il tempo dedicatoci e ti saluto. Grazie a te, Gil, e grazie a Different Group. Sono solo più che felice di stare con te oggi. Un saluto a tutti.